Con l'arrivo del supporto formazione e lavoro e dell'assegno di inclusione, INPS ha pubblicato un documento in cui riassume tutte le principali attività che proprio l'istituto dovrà svolgere per le due misure. Vediamo tutto nel dettaglio. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia, in questo Focus Previdenza torniamo ad occuparci dell'assegno di inclusione. In particolare vediamo quali saranno le attività che INPS si troverà a svolgere per l'organizzazione di questa nuova misura. Come abbiamo visto già in passato, l'assegno di inclusione si rivolge a quei nuclei familiari con all'interno minorenni, persone over 60, persone con disabilità e persone in condizione di svantaggio. Ma questo è solo uno dei tantissimi requisiti previsti. Per fare un breve riepilogo, ci sono requisiti di cittadinanza, economici, di reati, eccetera. Ad ogni modo, per quanto riguarda l'ADI, INPS si occuperà del pagamento della prestazione ma anche dei controlli sui requisiti sia preventivi sia successivi. Per fare questo, l'istituto sarà in contatto con vari uffici amministrativi, e cioè i comuni, l'anagrafe nazionale, il Ministero della Giustizia, quello dell'istruzione e il PRA, Pubblico Registro Automobilistico. Inoltre, INPS sarà anche l'ente a cui bisognerà presentare la domanda, sia in autonomia sia tramite il patronato o CAF di fiducia. Dopodiché, l'istituto provvederà ad effettuare i vari controlli e, in caso di esito positivo, informare il richiedente che dovrà iscriversi alla piattaforma SISL per sottoscrivere il patto di attivazione digitale per poter ricevere il beneficio economico. Una volta conclusi questi tre passaggi, il pagamento effettivo della prestazione partirà dal mese successivo a quello della sottoscrizione del patto di attivazione digitale. L'assegno di inclusione sarà pagato mensilmente e in maniera continuativa per 18 mesi. Successivamente, dopo la sospensione di un mese, si potrà procedere a rinnovare la prestazione, che però durerà solo 12 mesi. Non è comunque previsto, almeno per ora, un numero massimo di rinnovi. Di base, l'importo dell'ADI è la somma di due componenti: una integrazione del reddito familiare, fino a 6.000 euro da moltiplicare per la scala di equivalenza, oppure fino a 7.560 euro, sempre da moltiplicare per la scala di equivalenza, se il nucleo è composto da sole persone over 67, oppure da over 67 familiari in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, che sarebbe in pratica l'equivalente della vecchia pensione di cittadinanza. In più, se la famiglia che riceve l'ADI si trova in affitto, potrebbe ricevere anche un contributo per l'affitto. L'importo sarà pari all'ammontare del canone annuo previsto al contratto di affitto inserito nell'ISEE, ma comunque al massimo di 280 euro mensili. Ma attenzione, per poter continuare a ricevere l'assegno di inclusione, il richiedente sarà obbligato a comunicare qualsiasi cambiamento possa esserci nell'ambito delle condizioni e dei requisiti di accesso. Queste comunicazioni dovranno essere inviate sempre all'INPS, anche tramite l'assistenza di CAF o patronati. Invece, in caso di variazione del nucleo familiare mentre si sta beneficiando dell'assegno, bisognerà presentare entro un mese una DSU aggiornata. Infine, l'ultimo compito che spetta INPS sarà quello di comunicare ai centri per l'impiego e ai comuni tutti i casi in cui il beneficio decade o viene revocato. Per farlo, utilizzerà sempre la piattaforma SISL. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.